Alive non è la DURS. Un filmato ha ripercorso le dichiarazioni di Anna Ghinazzi rilasciate nel corso di una puntata del Maurizio Costanzo Show. Nonostante tutte le cose che ho passato sono innamorata, ha dichiarato la moglie di Pupo. Se ha avuto tante donne, tantissime, una volta l'ho preso a ciabattate, un'altra volta gli ho tirato un telefonino. Ironica la risposta in diretta del cantante: mia moglie ha detto che mi ha tirato una ciabatta e un telefonino, il problema è che tirava ad altezza d'uomo. Poi ha spiegato la sua vita poliamorosa e ciò che prova per le sue due partner: le amo uguali, io sono innamorato pazzamente delle mie due donne, ha ammesso Pupo, che oggi fa l'amore con entrambe e con la stessa intensità. Di fronte alla folla di curiosi, ha poi ammesso: io faccio l'amore in maniera normale, ma prima di andare avanti non è mancata una richiesta, non mi chiedete come si fa o se uno lo rifarebbe. A Gigi. Di Fabiola Iuliano, insieme dal 1974 Anna Ghinazzi è la moglie di Pupo, tra gli ospiti del quarto appuntamento di Live non è la DURS, in onda mercoledì 3 aprile in prima serata su Canale 5. I due sono felicemente sposati dal 1974 e da allora la moglie del cantante ha sempre preferito restare lontana dai riflettori del mondo dello spettacolo. Donna discreta e riservata, Anna non è una grande amante dei social network al punto da non avere alcun profilo social. Per Pupo la donna è stata uno degli investimenti più importanti della sua vita, una donna dal grande carattere capace di accettare anche la presenza di un'altra donna nella loro relazione. Pupo e Anna si sono sposati nel 1974 dopo 4 anni di fidanzamento. I due, infatti, si sono conosciuti nel 1970 e da allora non si sono mai separati. Dalla loro storia d'amore sono nate due splendide figlie, Ilaria e Clara. Pupo: Anna mi ha dato tanto. Pupo non ha mai fatto segreto di avere un debole per le donne. Durante un'intervista ha raccontato: sono arrivato ad avere una decina di flirt in giro per il mondo e 3-4 in Italia. Inventavo concerti inesistenti, esibizioni private, riunioni, contratti da firmare, poi prendevo la mia Jaguar e portavo le mie amanti a Venezia al Cipriani o al Danieli. Quante sberle mi sono beccato perché confondevo i nomi delle donne. Nonostante il vizietto, Anna Ghinazzi gli è sempre stato accanto. Una donna forte, dal grande temperamento e carattere, capace di accettare non solo le scappatelle del marito, ma anche una relazione a tre. Ritengo Patricia e Anna il più grande investimento della mia vita, anche se è stato il più rischioso, ha detto Pupo che, senza girarci troppo intorno, ha precisato: le amo entrambe e insieme alle mie figlie rappresentano quanto di più caro ho al mondo, la mia famiglia. Diritti d'autore e riproduzione riservata.